Allora, Luca, iniziamo dicendo due parole ovviamente al tifoso colpito da un malore sugli spalti. Il primo pensiero sicuramente va a lui, che con la speranza che si riprenda, perché gli ultimi momenti di partita sono stati quasi surreali, visto che abbiamo interrotto il gioco. E cioè la nostra preoccupazione era prima la sua salute e poi è stata concludere la partita. Venendo alla partita, possiamo dire che per te è stata una giornata speciale, prima le 150 presenze, poi dopo pochi minuti il gol, la vittoria finale, insomma è andato tutto per il verso giusto. A livello di partita e di risultato è stata una giornata perfetta perché festeggiato un grandissimo traguardo con un gol e con una vittoria, quindi non potevo chiedere di meglio. Per te che sei spezzino, quanto è bello, raccontaci quanto è bello tornare ad esultare sotto quella curva, 150 partite dopo il tuo esordio, che era stata anche la partita in cui avevi segnato il tuo primo gol con questa maglia. Ci è voluto un po' troppo tempo, però la gioia forse è ancora più grande perché sbloccare una partita di questa importanza è stata veramente un'emozione incredibile. Ora lo Spezia sale a 34 punti in classifica, ci sarà da cavalcare l'onda del successo, raccogliere quanto di buono fatto oggi per arrivare pronti alla gara di sabato contro il Lecco. Dobbiamo continuare con queste prestazioni, dobbiamo continuare cercando di portare a casa il risultato come abbiamo fatto oggi, con questa grinta, con questa voglia e sfruttare ovviamente il fattore picco che ci sta dando finalmente grandi soddisfazioni.